Presentava un progetto per introdurre i bambini alla musica, ma di cosa si tratta esattamente? Questo progetto che è stato preparato e presentato assieme alla GOG dalla Casa della Musica vuole ispirarsi a un analogo progetto che ha avuto un enorme successo in Venezuela e del quale avremo poi questa sera il grande concerto di questa enorme orchestra venezuelana con 150 musicisti sul palcoscenico. È un progetto che vuole utilizzare la musica per educare e soprattutto riscattare da situazioni di degrado, di disagio sociale, eccetera, tanti bambini che oggi sono, diciamo, sono in difficoltà, sono preda anche di situazioni degradanti, difficili, eccetera. E la musica in Venezuela, grazie a questo signor Abreu, che è stato un vero pioniere di questo metodo, ha veramente cambiato la geografia sociale del Venezuela. Oggi ci sono in Venezuela 300-400 mila bambini e ragazzi che suonano uno strumento e soprattutto lo suonano in orchestra, perché questo non è tanto il fatto di insegnare uno strumento quanto è il fatto di insegnare a suonare insieme agli altri, quindi è un elemento di disciplina, di accettare delle regole, insomma, di condividere con gli altri, che ha dato un risultato straordinario. Grazie. Parlando invece proprio della GOG, il rapporto fra la musica a Genova e i giovani, giovanissimi genovesi, com'è? Sono interessati? Vengono ai concerti? Avete anche ragazzi molto giovani che vengono a sentirvi? La GOG tradizionalmente ha sempre fatto tantissimo per portare i giovani, i ragazzi e i giovani ai concerti, ma soprattutto ha lavorato e continua a lavorare, e lo stiamo incrementando questo tipo di intervento. Facciamo interventi diretti in alcune classi, in particolare dei licei più importanti, delle scuole più importanti genovesi, con un programma di educazione all'ascolto, perché il vero problema nei confronti della musica colta è veramente di entrare in un universo che la cultura media normale non descrive, non insegna. E i risultati sono straordinari, perché questi ragazzi scoprono cose che non conoscevano e improvvisamente capiscono cosa vuol dire diciamo un attacco di una sinfonia, piuttosto che una melodia, piuttosto che uno strumento che fa una certa parte, e gli si apre improvvisamente un orizzonte sconosciuto. Quindi ovviamente poi abbiamo una politica di prezzi per i nostri concerti assolutamente quasi a zero, voglio dire, i ragazzi possono venire ai nostri concerti pagando 2 euro, quindi niente, e invitiamo direttamente anche le classi intere. E quindi questa politica, diciamo, la portiamo avanti con molta convinzione.